Buongiorno a tutti, questo volevo chiedere a te. Allora, no, come ho detto, noi siamo conosciuti, diciamo, classicamente come Casa Clima, ma nel gergo. Ufficialmente siamo l'Agenzia per l'Energia della provincia di Bolzano, Casa Clima Lavvine. Io sono Klaus Anuller, e diciamo ho lavorato prima di quel spin-off Casa Clima nell'ufficiale rumore che nel 2002 ha scritto un piano territoriale per la qualità dell'aria. Uno dei concetti di evoluzione, di emissione e di inquinanti è stato proprio Casa Clima come un sistema inquinante. Per cui ho sentito anche prima tutti il concetto dei piani territoriali provinciali e evidentemente c'è un problema di contesto applicativo. Come ho detto, su quanto riguarda dell'edilizia, noi stiamo attualmente anche un contesto di critica interna, vedendo una richiesta europea di restrizioni sull'efficienza energetica e una copertura di fonti rinnovabili sempre più rigida, ha fatto anche che per esempio il costo delle costruzioni solo per il recepimento del decreto 28 è aumentato circa del 10% di costo di costruzione. Quando parliamo dell'ambito di sostenibilità, il concetto di sostenibilità economica penso che sia una delle questioni più importanti. E devo dire abbiamo anche un contesto di non tanto di avere un edificio a basso consumo energetico o il concetto di nearly zero energy building, ma io parlo sempre del nearly zero problem building, un edificio che dovrebbe avere meno problemi possibili, non solo su quanto sull'efficienza energetica, ma in generale sulla salubrità, sul contesto basso consumo, sulle ridotte impatti dell'ambiente, ma non solo in quanto qualitativo, cercare veramente quantitativamente dare un target. Questo è uno dei problemi più grandi. Cioè, attualmente si fanno dei piani territoriali con le idee, con gli objective, manca nuovamente, che io poi sono fisico, manca nuovamente dietro il catalogo delle disposizioni, cioè che cos'è che il comune, il singolo nel caso che veramente vuole applicare un concetto di evoluzione, di emissioni inquinanti o riduzione di CO2, cos'è che quantitativamente può fare. Su quello noi siamo partiti come chiaramente cercare prima di tutto fare un contesto sul singolo edificio. Oggi esistono le linee guida, esistono le tecnologie, esistono anche i limiti, esistono anche le leggi. Oggi c'è più una richiesta di, non voglio dire di rigorosità del controllo, ma in un contesto veramente di applicare le leggi che ci sono e metterle anche in discussione se effettivamente sono troppo rigide. Questo è uno dei problemi che noi vediamo del territorio nazionale, che invece in Germania, ma anche in Francia o in Austria, viene visto in modo molto più pragmatico che per esempio in Italia. Per cui noi siamo, e come io dico sempre, alla fine, soprattutto nell'edilizia, su quanto riguarda le verifiche o le valutazioni ambientali o in generale, serve purtroppo, devo dire, il controllo o l'accompagnamento in fase anche costruttiva, non solo sulla progettazione. Su cui però abbiamo fatto un sistema, come ho detto, il Mind House nostro alla fine è un sistema che ha quei 5 indicatori dove esistono già edifici da Rimini, che vedete sopra a sinistra, fino a Valle Longa in Alto Adige, che è questo sotto a destra, che per esempio è fatta in paglia portante. Paglia portante, esistono delle tipologie che, per dire, sì, si può fare, ogni tanto però la legge della fisica è un'opinione. Sì. L'unica cosa poco sostenibile è che la paglia doveva venire dall'Austria perché evidentemente
c'hai problemi di test, diciamo, di compressione. Per quello noi stiamo andando nella direzione di avere un edificio cosiddetto sostenibile e dove un settimo indicatore, che è il contesto economico, è importante, perché nel software nostro, per esempio, c'è la possibilità veramente di farlo questo beneficio. Per cui io adesso qua non mi soffermo di contesto, di cosa funziona e quant'altro, che lavoriamo sui vari indicatori. Quello che oggi manca, di nuovo sull'ambito, diciamo, della zona o del territorio che va al di fuori dell'otto, diciamo, dell'edificio, è un capire come questi edifici o come questi lotti effettivamente cominciano a parlare fra di loro. Poi il prossimo contesto, diciamo, di valutazione è il comune. Anche lì ci siamo fatti anche la domanda: dobbiamo reinventare l'acqua calda, prima di tutto? Questa è la prima domanda. La domanda è: che obiettivi ci hanno questi sistemi? Comune, diciamo, è un sistema diverso di un edificio, di dei proprietari, di un condominio, e in che direzione potrebbe essere un concetto di sostenibilità, dando anche una possibilità di valutazione. Non solo, poi anche dando una possibilità di dare trasparenza, visibilità a chi cosa fa il comune. Anche questo, ci sono tanti comuni in Italia, ma anche in Europa, che fanno delle cose interessantissime, però pochi lo sanno perché manca un concetto di visibilità e di trasparenza. Faccio esempio: io nel 2001 c'era un convegno a Stoccolma dove ho presentato Casa Prima, c'era il comune di Seoul che, per quanto riguarda per la mobilità sostenibile, perché oggi ha fatto una semplice cosa: ha comprato tutti i parcheggi della città e ha fatto un ragionamento inverso del costo del parcheggio. Cosa vuol dire? Un'ora costa 10 euro, due ore costano 5 euro, una settimana costa 1 euro. Però se per esempio vogliamo veramente togliere diciamo, un contesto di mobilità sostenibile, bisogna un po' anche pensare al viceversa. Cosa succede se facciamo proprio la cosa inversa che effettivamente oggi succede, e cercare di giocarlo fino alla fine? Sono dei concetti interessanti. Noi in provincia di Bolzano abbiamo un piano strategico che si chiama il piano clima e che cerca però soprattutto per attuare misure concrete, cioè cercare veramente di fare delle cose concrete, perché altrimenti c'è il rischio che, come tanti progetti, ma anche in provincia di Bolzano sono stati, non partono. Allora, ho detto, cos'è oggi? Cosa sono i weak point? Cioè, facendo una svolta analisi, cos'è che oggi è il problema di un comune? Gli mancano, per esempio, la strategia energetica? Sì, no. Cioè, per esempio, hanno fatto un pass, un SERPA, delle linee comunali, alleanze per il clima. Ci sono varie possibilità. Ha, per esempio, un energy team? Cioè, esiste all'interno del comune, e forse anche uno fuori del comune, dicendo: ma sta facendo una EMAS, cos'è un ISO per 5001? Sta facendo un ISO 14001? C'è un ragionamento in quell'ambito lì. E a nostro avviso la cosa più importante è la questione del monitoraggio. Cioè, tu alla fine hai fatto una volta il monitoraggio, diciamo, la valutazione di tutte le bollette energetiche hai fatto? La provincia di Bolzano sa da 6 mesi quanto effettivamente consumano i loro edifici. Da 6 mesi, non da 6 anni. Poi io parlo sempre dei miei, perché diciamo, poi non voglio parlare degli altri, effettivamente c'è molto potenziale su quell'ambito. Il concerto delle leggi, qua per esempio ce n'è uno, ancora sono circa 250, diciamo, se penso quanti comuni ci sono, penso che ci sia la possibilità, diciamo, che ci siano di più persone che riescono, diciamo, a capire come la gestione energetica. Per cui l'altra cosa è di non cercare di nuovo di inventare l'acqua calda, cioè che il programma che esiste già sul livello internazionale esiste l'Energy, l'European Energy Award. Cioè, questo è oggi un benchmark, un branding, un sistema che effettivamente esiste. Per cui l'unica cosa, che forse è quello che abbiamo fatto noi, dicendo
prendiamo un progetto internazionale, lo stiamo adottando e cerchiamo se effettivamente sul territorio italiano effettivamente bisogna rivederlo, tradurlo forse, vedere quali sono le implementazioni. Sempre con due questioni, cercare di vedere quali sono gli indicatori e cercare soprattutto un contesto di rete, che così anche un comune che potrebbe essere il modenese riesca a confrontarsi con un comune che sta per esempio oltre Alpi, lo spagnolo, perché l'Energy, l'European Energy Award effettivamente attualmente è un benchmark. Quello che abbiamo fatto noi è che sia chiaro, questo ci siamo, è alla fine, non siamo gli unici che fanno una cosa di quell'ambito lì, esistono in Austria i Gemeinden E5 e l'Energiestadt Svizzera. L'unico problema è che questo Energy Award, che è un'azienda privata, questa è una delle problematiche che ha, per cui noi abbiamo fatto l'investimento dicendo no, noi come ente pubblico entriamo e compriamo, diciamo, il sistema. Cosa vuol dire? Che esiste un sistema, un energy team, ci sia, diciamo, un'analisi, un programma di lavoro, un'attuazione delle misure e anche un contesto di monitoraggio con audit periodici e quant'altro. Voi siete più esperti di me, il classico del sistema di gestione è, diciamo, di check, act, plan and do. Quello che però abbiamo fatto dicendo attenzione, abbiamo visto subito che questo sistema è molto molto, diciamo, distante, cioè come uno va a guardare sul sito internet e a comprarsi una Maybach, no? Forse poco lo sanno, però la Maybach è la Mercedes che costa circa 500.000-700.000 euro. Allora è inutile parlare di un concetto che è così lontano. Allora abbiamo visto che serve un concetto, diciamo, più pianificato. Allora cerchiamo un sistema cosiddetto light. Allora, attraverso, diciamo, che capisce come funziona il sistema, cosa può fare, e poi man mano, diciamo, arrivare a un contesto, diciamo, sempre più forte. E di nuovo con la possibilità, diciamo, di certificazione, di visibilizzazione, diciamo, nel comune. I sistemi operativi sono quelli dell'Energy Award, in cui c'è anche la mobilità come la zona interna, la comunicazione, la pianificazione urbanistica, gli edifici e le infrastrutture, e che però, questa è anche una cosa molto importante, esiste uno strumento, cioè proprio uno strumento che effettivamente il comune può utilizzare, ovvero il consulente comune clima lo può utilizzare con il censimento, e questo verrà inserito nel contesto, diciamo, dell'EBO, cioè Energiebericht Online o l'Energy Report Online. Questa è molto anche interessante, così ho uno strumento da parte, alla fine, interno, però che riesce poi a comunicare con gli altri comuni, non solo nel territorio nazionale, ma anche nel territorio internazionale. Cioè cosa posso io fare e vedere anche cosa fanno gli altri comuni. Questa alla fine è la questione più importante, perché la vera efficienza energetica non si troverà mai più sul contesto della performance dei singoli componenti, edifici, finestre, macchine. Ci sarà il contesto soprattutto della gestione, cioè come riesco a organizzare un sistema. Lì c'è il vero potenziale di risparmio energetico, addirittura anche del 20 o del 30%. Posso avere l'edificio più performante, se quello che è interno lo gestisce male, l'edificio non sarà a basso consumo energetico. Per quello la gestione, il monitoraggio, il profilo, diciamo, l'anticipazione di profili di utenza sarà nei prossimi anni fondamentale per avere un vero ribasso dell'efficienza energetica, senza che uno deve andare a piedi da qua fino a Modena, cioè per fare un esempio, perché anche questo vuol dire sufficienza, no? Questo è un altro concetto. Cioè, mia nonna, che abitava a Tommaso, era già un edificio quasi zero, non c'era riscaldamento, allora non è un problema, no? Li abbiamo già fatti da anni, no? Per cui esiste uno strumento di lavoro con l'obiettivo, diciamo, di indirizzare i comuni, per esempio anche Tesini, ma anche adesso lo sto facendo anche per altri comuni, anche con aiuto delle nostre, diciamo, agenzie a parte, come di nuovo ringrazio anche per Gabriele che ci dà la possibilità anche di presentarlo, con un concesso che effettivamente dei vantaggi, non solo un vantaggio
cosiddetto di miglioramento, ma anche di trovare poi finanziamenti, perché questa è una cosa più importante dei comuni, perché insomma, si può fare tutto, però la macchina di produzione di soldi purtroppo nessuno ce li ha. E diciamo già, questo è un sistema già testato, c'è esempio il comune di Capoture, diciamo, ha già fatto una prima certificazione. Poi, come detto, noi siamo un ente pubblico, chi è interessato, diciamo, abbiamo le richieste, è una cosa molto, diciamo, trasparente, come ogni cosa che da noi si trova sul sito internet. Grazie. Grazie Elia anche per la sintesi. Poi oggi pomeriggio avremo tutta la sessione Casa Clima. Adesso non abbiamo finito, abbiamo l'ultimo intervento che sarà sintetico visto l'orario, chiamo la dottoressa, che ci parla sempre di un lavoro e di un progetto europeo, Secret Work, il ruolo chiave del personale per la riduzione dei consumi degli edifici pubblici. Quindi vedo che c'è anche l'energy manager del Comune di Modena, Michele Bocelli, che potrà intervenire attivamente su Secret Work e darci la sua. Sì, buongiorno a tutti, grazie. Appunto un doveroso grazie a chi ai resistenti che si sono fermati anche per quest'ultima presentazione. Cercherò di essere davvero concisa. E in quanto AES partecipiamo a un progetto del programma Horizon 2020, un programma europeo di ricerca e innovazione che è stato approvato a inizio 2015, denominato Save at Work, e che abbiamo declinato in italiano anche sulla scia di esperienze locali antecedenti, Uffici Salva Energia. Capofila del progetto è una società di consulenza di Berlino, e insieme a noi figurano come partner agenzie per l'energia e società di consulenza provenienti da Francia, Svezia, Lettonia, Austria, Ungheria, Belgio e Inghilterra. E in sostanza si tratta di una gara di risparmio energetico rivolta ai edifici del settore pubblico adibiti ad uso ufficio, che partirà il 1 marzo 2016 e terminerà il 28 febbraio 2017 e che coinvolgerà 180 edifici dei 9 paesi europei coinvolti in una sfida energetica che consisterà nell'ottenere almeno il 15% di risparmio energetico solo sulla base di misure comportamentali adottate da parte del personale di questi edifici. Ovviamente, poiché i consumi dell'anno di gara saranno confrontati con i consumi storici, condizione prerequisito fondamentale per la partecipazione degli edifici è che non abbiano subito interventi di riqualificazione importanti o che non siano in programma, in particolare nei prossimi anni nell'anno di gara. Il progetto, e credo che questa sia una delle ragioni anche della sua approvazione, è in linea con tutte le politiche di efficienza energetica e di risparmio energetico dal livello europeo a livello locale, a partire anche dal PAES, dai piani d'azione per l'energia sostenibile, redatti a livello comunale, in cui in particolare figura e viene più volte evidenziato il ruolo dell'ente pubblico e del settore pubblico quale esempio fondamentale da fornire alla cittadinanza e agli altri settori. Senza annoiarvi appunto sulla struttura del progetto, una sola nota sul fatto che sono molteplici gli strumenti, i documenti, le linee guida, gli eventi formativi che accompagneranno il personale di questi edifici nel corso del progetto, in via preliminare anche all'attivazione della gara e in fase di gara. Gli attori in questo progetto, appunto, come avrete già immaginato, sono tre, quindi siamo noi in quanto partner e coordinatori a livello locale del progetto, l'ente pubblico che in quanto tale candida uno o più dei propri edifici, ribadisco, adibiti ad uso ufficio, quindi no biblioteche, no scuole, perché quello è un target di natura diversa, e il personale che è il vero protagonista del progetto in quanto tale. AES avrà appunto il ruolo di coordinare, di organizzare eventi formativi e di mettere a disposizione appunto strumenti, quindi software e anche documenti, linee guida su come per esempio a livello di comunicazione, di motivazione dei propri colleghi renderla il più efficace possibile. L'ente, abbiamo detto, avrà il ruolo di partecipare innanzitutto a un tavolo di coordinamento regionale che convocheremo per 4 volte durante la durata del progetto,
avrà l'obiettivo iniziale appunto di individuare quale edificio può essere candidato secondo i requisiti che abbiamo deciso a livello di partenariato, e ovviamente metterà a disposizione tutti i dati di consumo e di riferimento utili alla competizione, diciamo. Il personale è il cuore del progetto, nel senso che per ogni edificio dovrà essere individuata una squadra, abbiamo chiamata squadra energetica, composta da 3-10 persone, che avrà diversi compiti importanti, cioè effettuare letture periodiche dei contatori, registrare dati online attraverso il software che metteremo a disposizione, partecipare agli eventi formativi e laboratori che organizzeremo, e lanciare una campagna di sensibilizzazione rivolta ai propri colleghi, rivolta al personale dell'edificio, redigere un piano d'azione e ovviamente insieme all'ente partecipare anche alle cerimonie conclusive sia a livello nazionale che europeo. Dicevo appunto, parlavo di queste cerimonie, come tutte le gare che si rispettino è prevista anche una premiazione sia a livello nazionale che a livello europeo, secondo tre categorie, cioè risparmio energetico più significativo che è stato conseguito, migliore campagna di sensibilizzazione e migliore piano di sostenibilità a lungo termine per l'edificio interessato. E la cerimonia di premiazione a livello nazionale si terrà indicativamente tra la primavera e l'estate del 2017, i vincitori saranno scelti da una giuria composta da noi in quanto partner di progetto e dai rappresentanti, uno per ogni ente che partecipa al progetto, e i premi che verranno conferiti a livello nazionale avranno un valore grosso modo pari a circa 3.000 euro. C'è una parte relativa alla condivisione di esperienze simili in parallelo, non mi soffermo su questa, solo una nota sul fatto che l'idea non nasce dal nulla, ma da esperienze antecedenti o parallele alla nostra che hanno dimostrato come concretamente sia possibile ottenere dei risparmi significativi anche solo appunto attraverso l'adozione di queste misure, quindi legate ai comportamenti, quindi misure low cost quasi zero, appunto, a costi quasi zero. E gli enti attualmente che partecipano a questa competizione, quindi che si sono candidati, sono quelli che trovate in elenco. Abbiamo enti provenienti in gran parte, come previsto, dal nostro territorio modenese, due comuni che hanno aderito della provincia di Ferrara, e abbiamo alcuni comuni in stand-by che dovrebbero darci conferma entro i prossimi giorni del territorio reggiano. Abbiamo ancora spazio e margine per qualche edificio, quindi se ci sono comuni anche qui oggi in sala interessati, fatecelo sapere, siamo ben felici di accogliere ulteriori candidature. Operativamente due flash, quali sono i prossimi passaggi? Prima dell'inizio della gara organizzeremo questo evento formativo rivolto alle squadre energetiche, e in particolare durante l'evento formativo appunto saranno date istruzioni su come utilizzare gli strumenti che verranno messi a disposizione, verranno condivise le linee guida per le squadre energetiche anche appunto in materia di campagne di sensibilizzazione e motivazione nei confronti dei propri colleghi, e prima dell'inizio della gara convocheremo anche il secondo incontro del gruppo di lavoro regionale, che ricordiamo composto dagli enti partecipanti. Ai comuni entro la fine di quest'anno chiediamo di individuare chi sono i componenti delle squadre energetiche, ricordo una per ogni edificio, e di attivarsi con una comunicazione sia interna, ovviamente rivolta al proprio personale in vista della creazione di queste squadre, ma anche esterna, rivolta ai propri cittadini, per la condivisione appunto di questo progetto, a nostro modo di vedere, è molto importante. Mi fermo qui, ho concluso. Per ulteriori approfondimenti vi invito a visitare il sito web del progetto, che è già attivo, o eventualmente a contattarci. Qui abbiamo riportato appunto i nostri riferimenti. Grazie dell'attenzione. Bene, grazie Lisa. Per chi appunto rimane, ci vediamo tra meno verso le 2:30 per la sessione Casa Clima, quindi oggi la nuova direttiva e le attività.
anticipazioni, insomma, per l'anno prossimo. Grazie a tutti per questa mattina, a oggi pomeriggio.